Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questo terzo incontro del ciclo Conversazioni su Welfare Aziendale, che è un ciclo di incontri realizzato da Percorsi di Secondo Welfare e promosso da Fondazione MPS per fare cultura e richiamare l'attenzione di chi si occupa appunto di questi temi sul welfare aziendale e sulle dinamiche riguardanti l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Oggi parleremo di mettere al centro i bisogni, quale ruolo per il welfare manager e i nuovi professionisti del welfare. Questi, come poi li presenterò in maniera più appropriata, sono i partecipanti dell'incontro di oggi. E, ecco, vi ricordo che questo è appunto il terzo evento di questo ciclo di quattro. Il quarto ed ultimo si terrà giovedì 3 novembre, sempre dalle 17 alle 18:30. Ecco, ma perché oggi abbiamo scelto di parlare di bisogni e delle figure che in qualche modo aiutano e sostengono le aziende nell'implementazione di un piano di welfare aziendale? Ecco, innanzitutto perché parlare di welfare aziendale significa parlare di servizi e prestazioni che hanno un risvolto sociale e che sono finalizzate a rispondere a quelli che sono i bisogni e i rischi per le persone e le famiglie. Ovviamente quella del welfare aziendale è una normativa molto ampia e le imprese possono investire nel welfare in diversi modi, molto differenti tra loro, puntando molto di più sulla dimensione economica, ma anche volendo di più su quella sociale. Però, ovviamente, dato che parliamo di un fenomeno che ha anche degli sgravi fiscali, degli incentivi fiscali, proprio per il fatto che ha un profondo valore sociale, ecco, richiamare l'attenzione verso quello che è il benessere, le risposte al benessere personale, familiare e lavorativo, ci sembra un tema essenziale, soprattutto oggi, perché negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, abbiamo visto come la normativa del welfare aziendale abbia subito delle importanti modifiche. L'ultima in ordine cronologico è quella dei riguardanti i fringe benefit. Negli ultimi 3 anni abbiamo visto come ci sia stato un progressivo aumento della soglia di deducibilità, sempre in maniera periodica, e anche quest'anno fino al 31 dicembre 2022, però ecco, quest'anno i cosiddetti fringe benefit sono arrivati ad una soglia di deducibilità fino a 600 euro. Inoltre è stata anche aggiunta la possibilità di pagare attraverso i fringe le bollette di acqua, luce e gas. Si tratta di soluzioni ovviamente importanti, rilevanti, che vanno a rispondere ad un bisogno dirimente quest'oggi, il caro vita e il caro dell'energia. E ecco, la stessa logica era stata utilizzata negli anni scorsi, del periodo della pandemia, per rispondere a dei bisogni molto rilevanti. In quel momento era stata scelta la possibilità di utilizzare il welfare per pagare e rimborsare i device legati alla DAD e anche per le polizze assicurative in caso di positività al coronavirus. Quindi di trovare delle risposte, utilizzare il welfare per trovare delle risposte a dei bisogni che emergevano in momenti specifici. Che abbiamo dovuto affrontare insomma, e quindi welfare aziendale è stata una risposta davvero rilevante. Ecco, al tempo stesso, però, ci sembra necessario riportare l'attenzione verso quello che in diversi indicano ormai come welfare aziendale nobile, ovvero quello maggiormente collegato ai bisogni di welfare delle persone. Ovviamente i fringe sono uno strumento, come abbiamo visto, rilevante, ma come sottolineiamo, c'è il rischio oggi di ridurre il welfare aziendale a questo tipo di interventi che solitamente poi consistono, vengono divulgati, diffusi dalle aziende attraverso buoni spesa, buoni carburante, che anche se sono importanti per le famiglie, soprattutto da un punto di vista economico, per loro stessa natura hanno poco a che fare con le questioni più sociali, più riguardanti appunto il benessere in senso stretto del lavoratore e della sua famiglia. Ecco, è proprio per questo che è importante tornare a riflettere circa il ruolo del cosiddetto welfare nobile. Oggi sarebbe cruciale facilitare la fruizione del welfare nobile, magari proprio attraverso i fringe benefit. Si potrebbero pensare a delle voucher, di voucher welfare, a delle welfare card, e questo potrebbe farlo il legislatore, potrebbero farlo i fornitori di servizi, ma potrebbe essere davvero
importante prevedere questi strumenti per utilizzare i fringe esclusivamente verso alcune tipologie di prestazioni, i servizi sociosanitari, quindi per i figli, per la famiglia, ma anche per il sostegno agli anziani, o in un'ottica un po' più ampia, anche per la sostenibilità, la mobilità sostenibile, quindi per adottare dei servizi e degli strumenti che hanno un impatto positivo, ambientale e sociale. Ecco, inoltre ci sono altri elementi da valorizzare dal nostro punto di vista, ad esempio quelle professionalità che si occupano un po' di facilitare il percorso, da un lato della lettura dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, ma dall'altro anche di fruizione e di individuazione di quelle che sono le prestazioni più coerenti con i bisogni delle persone. Ecco, faccio riferimento a figure come i welfare manager, l'assistente sociale di fabbrica, quindi appunto dei professionisti, dei ruoli all'interno dell'azienda o del territorio che incoraggiano la dimensione sociale del welfare. Ci sarebbero poi altri elementi da richiamare. Per andare in maniera molto rapida, faccio riferimento all'ultimo che è forse il più importante, che spesso abbiamo richiamato in questo nostro ciclo di incontri, ed è il welfare aziendale territoriale o a filiera corta. Questo sarebbe necessario per incentivare le imprese a fare rete, ecco, magari prevedere proprio degli stimoli, prevedere delle opportunità anche dal punto di vista magari economico, dal punto di vista fiscale, come è lo stesso welfare aziendale, ma per incentivare le aziende a fare rete con altre aziende e con il territorio potrebbe essere davvero un punto di svolta per alcuni contesti locali, alcuni territori e anche per il welfare aziendale stesso, per fare al welfare aziendale un passo in più rispetto a quello che molto spesso è oggi, che è limitato alla dimensione economica e dei fringe benefit. E perché ecco, con il welfare aziendale a filiera corta, territoriale, si può puntare a coinvolgere il tessuto locale, il terzo settore, l'attore pubblico, attraverso vari strumenti come la contrattazione, la collaborazione tra le parti sociali, la costruzione di reti di impresa o multi-stakeholder. Ecco, in questo modo si può arrivare in maniera diversa al territorio, andando proprio a rispondere a quelle questioni e dinamiche più prettamente sociali. Ecco, è proprio questo il tema su cui vorrei concentrarmi oggi pomeriggio. E proprio per questo abbiamo invitato alcune esperte ed esperti di questo tema. Saranno con noi Stefania Bergia, dell'area lavoro e welfare di Confindustria Cuneo, Giovanni Gardini, responsabile risorse umane di Acque Bresciane, Sergio Sorgi, fondatore di Progetica e di Equa, e Martina Tombari, CEO e cofondatrice di Voilà. Ecco, inizierei proprio da quest'ultima, da Martina Tombari, alla quale chiederei, vorrei fare con lei una riflessione rispetto al ruolo che il welfare aziendale può avere, sia per l'azienda sia per i lavoratori. Ecco, oggi è importante per l'azienda partire da degli obiettivi adeguatamente prefissati in merito al welfare aziendale ed è importante anche individuare quelle che sono le necessità e i bisogni del lavoratore. Interrompo la condivisione, così poi passo la parola a Martina Tombari. Ecco, com'è la strategia più adeguata secondo te, Martina, per andare ad incrociare queste due necessità, quindi da un lato quelle dell'azienda e dall'altro quelle del lavoratore? Martina parlava di recuperare il valore sociale del welfare aziendale e questo ovviamente facendo quel determinato percorso anche descritto dalla stessa Martina Tombari, quindi dall'analisi dei bisogni, dall'individuazione degli obiettivi dell'azienda fino ad arrivare anche alla costruzione di un piano che sia focalizzato su quelli che sono i servizi, le prestazioni, le attività che appunto hanno poi un riscontro sulla conciliazione vita-lavoro e sulla questione sociale. E quindi passerei la parola ora a Sergio Sorgi perché mi viene naturale chiarire, dato che anche loro come Equa hanno fatto un percorso da questo punto di vista, se esistono degli strumenti, delle certificazioni,
dei percorsi che sono funzionali a facilitare questo lavoro alle aziende, a chi si occupa di fornitura dei servizi. Ecco, cosa possono fare le aziende, ma anche appunto i fornitori, per insomma, facilitare una funzione di prestazioni e servizi di natura sociale ai loro dipendenti e ai loro collaboratori? Sì, grazie. Io provo un po' a ripercorrere i ragionamenti che abbiamo fatto, non per raccontarsi che è sempre noioso, ma per portarvi un po' a bordo di un ragionamento che pensiamo riguardi tutti. Un cenno minimo su EQUA. EQUA è, siamo stati i normatori della prima norma al mondo sull'educazione finanziaria dei cittadini e dei lavoratori. Abbiamo in capo il servizio del Comune di Milano, del Comune di Bergamo e siamo partiti aiutando le aziende sul versante dell'educazione finanziaria come accompagnamento personale. È naturale che i bisogni e l'economia dei bisogni abbia poi generato studi e ricerche sul welfare che ci portano dove siamo. Ma la prima cosa che credo un'azienda debba fare, e non prendetela per banale, è definire che cos'è il welfare, che non è una cosa tanto minima, le definizioni sono importantissime, perché includono e escludono. E la parola welfare significa tutto in questo paese. Che welfare volete o vogliamo? Quello bismarckiano al quale ciascuno se la cava per se stesso o quello dalla culla alla tomba? Vogliamo privilegiare i talenti o vogliamo riequilibrare il gap alla nascita? Noi stiamo lavorando in questo periodo con genitori di bambini e famiglie poverissime. Ci sono delle cose che fanno veramente non dormire la notte. Cioè, i bambini poveri hanno metà del vocabolario dei bambini ricchi e ricevono mediamente 6 rimproveri per ogni complimento, mentre i bambini ricchi ricevono 2 complimenti per ogni biasimo. Cioè, si cresce proprio, si nasce con dei sassi in tasca. Beh, anche occuparsi di questo non è per niente banale, ma siccome il tempo è sempre poco, la domanda non è però inutile. Che cosa significa parlare di welfare? E qui siamo tutti adulti, tutte persone che amano quello che fanno, si deve scegliere, SDGs o BES? E quali indicatori vogliamo fissare come performativi del nostro modo aziendale di fare welfare? Ecco, la prima cosa, ripeto, non complicata ma neanche banale, che ciascuno dovrebbe fare è definire bene sul navigatore qual è la meta di welfare verso la quale deve andare. Dopodiché, definito la lente con la quale si guarda il mondo, c'è il secondo problema. Il secondo problema è: ma questa cosa, ho tutte le competenze, le conoscenze, gli atteggiamenti per farla io, o è bene condividerla con esperti? E questa è stata la nostra riflessione. Ma siccome anche qui, lo sapete, le parole in questo paese abbondano, perché siamo tutti consulenti, siamo tutti educatori, siamo tutti esperti di web, siamo tutti welfare manager, allora il grado superiore che ci è venuto in mente, cerchiamo di dare un po' di ordine, ma non per mettere griglie, ma per ridare fiducia alle persone. Perché se tutti abbiamo lo stesso nome, è come si fa a distinguere il vuoto dal pieno? E quindi da qui, è proprio per quello che vi dicevo prima, cioè per l'attitudine a far riferimento alle norme e agli standard di qualità, ci siamo chiesti che garanzie potesse avere un'azienda di fare un piano di welfare con qualcuno che fosse professionale nel farlo. E quindi, mentre nei beni la cosa è semplice, perché io compro un orologio se c'è il libretto della garanzia, nei servizi no. E come si fa per sopperire alla mancanza dei 3 anni di garanzia e del timbro negoziante? Si fa facendo riferimento a protocolli e norme di qualità. Quindi siamo andati in Uni, abbiamo verificato che non esistevano dei protocolli di qualità su come si porta un welfare manager efficace e utile in azienda. E abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che ha fatto questo, un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato enti e persone a questo tavolo, voilà, percorsi secondo welfare, ma anche il movimento dei consumatori, ma anche Accredia, ma anche l'assicurazione del movimento cooperativo. Insomma, abbiamo con molti soggetti cercato di definire dei requisiti minimi che definiscano un welfare manager che, ripeto, nel rispetto delle opinioni che sono sacre, però offre un servizio che dice alle aziende: non preoccuparti, perché quello che facciamo insieme non è quello che ho pensato ieri sera, ma è quello che le prassi di riferimento, le buone regole di supporto, i competence framework definiti da gruppi di persone, di esperienze, ci consentono di fare.
Questo è un po' il senso per un'azienda di approcciare il tema del proprio welfare sia in termini definitori che in termini di divisione del lavoro corretta, perché questo aiuta. Dopodiché le scelte ulteriori sono state due. Ma il welfare management è una professione o è un'attività? E secondo me è importante che sia un'attività. Perché, e lo sapete, è un'attività che può essere svolta dalle risorse umane in azienda, può essere svolta dalle persone delle organizzazioni sindacali che si occupano di questo, può essere svolta da un consulente esterno. E quindi abbiamo cercato di nuovo di non limitare la capacità di fare un buon lavoro a una professione, ma di poter abilitare tutti coloro che lo desiderino a poterlo fare. Lo strumento che fa questo è una prassi di riferimento, quindi abbiamo definito una prassi di riferimento che è la UNI 103 2021. La prassi di riferimento è semplice, perché si chiama prassi di riferimento sbircio sul welfare aziendale e il welfare manager nel nome, il presagio, cioè dice che cosa significa identificare bene il cuore del welfare che si vuole fare e che cosa vuol dire fare un progetto professionale di management, quindi di gestione di tutte le fasi progettuali del welfare all'interno dell'azienda. Questo ci è sembrato utile. Abbiamo fatto un'altra scelta, che è quella di rendere la prassi di riferimento certificabile, perché la certificazione di terzi significa che io azienda sottopongo i miei processi welfare alla validazione di qualcun altro che è accreditato ufficialmente a validare quello che faccio, ma anche qui mi scuso per la banalità perché siete tutte persone che conoscono bene il valore delle certificazioni e con questo noi crediamo di aver messo a disposizione con molta umiltà e molta determinatezza uno strumento di ricostruzione di fiducia, ma anche di accountability. Perché oggi, forse ne parleremo poi, finalmente, o forse per la pandemia, abbiamo ricominciato a chiederci i perché di quello che facciamo. C'è una ricerca di senso della quale poi un po' parleremo. Questo è un po' il quadro, su questo poi di nuovo con gli amici del Corso Secondo Welfare, voilà, abbiamo creato una scuola che si chiama Welfare Manager Factory, che serve proprio a formare, abilitare e preparare la certificazione a Welfare Manager, però per farvela molto breve, noi crediamo che oggi per dimostrare che non si è solamente buoni, ma anche bravi, ecco, aderire a dei requisiti di qualità, a una piattaforma di qualità che consenta a tutti di essere sia internamente che esternamente più sereni, sia qualcosa che va in direzione del miglioramento delle relazioni tra tutti. Grazie Sergio, davvero chiaro come sempre, come al solito, e davvero molto, molto esplicativo in questo percorso che appunto porta a questa figura che, come hai spiegato tu, è una professione, insomma, è una funzione, è un facilitatore di questo percorso, che poi è la strutturazione di un piano di welfare aziendale. E credo che si colleghi bene ora l'esperienza di Confindustria Cuneo che ci racconta Stefania Beggia, perché proprio la Confederazione degli Industriali a Cuneo ha realizzato ormai da molto tempo un'attività non è proprio un welfare manager, è un assistente sociale di fabbrica. È davvero un'esperienza molto interessante. Quindi lascerei raccontare direttamente a lei questa la storia, non solamente questa dell'assistente sociale di fabbrica, ma proprio l'esperienza di Confindustria Cuneo, che dal lato welfare aziendale è davvero molto interessante. Grazie Valentino, buonasera a tutti. Sì, vabbè, Confindustria Cuneo, immagino si sappia cos'è Confindustria, è un'associazione di rappresentanza datoriale, abbiamo più di 1.100 aziende associate con più di 50.000 dipendenti delle aziende in riferimento e il tema del welfare con declinazioni estremamente differenti è da tempo presente nella nostra associazione. L'assistente sociale di fabbrica che abbiamo citato e sulla quale poi torneremo dopo è una figura che esiste da più di 50 anni ed è stato, diciamo, forse il primo elemento di welfare che è stato introdotto
nella nostra associazione, ma in generale sul tema welfare, soprattutto sulla tipologia di welfare di cui parlavamo prima, l'associazione ha sempre lavorato. Negli ultimi anni è stato investito molto in questi termini, non solo dal punto di vista della formazione e di informazione delle aziende per quel che riguarda il supporto del servizio di welfare che abbiamo creato dal 2018, già anche prima si dava supporto alle aziende sui temi di welfare, ma dal 2018 abbiamo strutturato un servizio specifico per l'informazione, la formazione, i regolamenti, gli accordi di secondo livello, ma poi abbiamo deciso di fare un passetto in più e abbiamo partecipato ai bandi regionali che ci permettevano di attivare anche delle collaborazioni sul territorio, perché si è sentito prima e sono sicura che poi emergerà anche successivamente, il welfare funziona meglio laddove ci sono delle collaborazioni locali, collaborazioni pubblico e privato, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del servizio sociale o comunque dei servizi per le persone. Nell'ambito di un progetto, diciamo il principale progetto a cui abbiamo partecipato negli ultimi anni, che si chiamava WWW We Want Welfare, abbiamo proprio un po' esplorato tutte le declinazioni del welfare, perché abbiamo sì dato informazione su che cos'era il welfare dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'applicazione all'interno dell'azienda, ma poi abbiamo allargato l'orizzonte, abbiamo fatto dei workshop e abbiamo fatto dei seminari tecnici, sia frontali che interattivi, proprio per insegnare all'azienda, o perlomeno informare le aziende, che welfare era anche molto altro. Abbiamo fatto incontri sulle organizzazioni positive, quindi su un approccio diverso di essere impresa. Abbiamo parlato della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ma abbiamo parlato anche, per esempio, del molesse, dei comportamenti discriminatori. Abbiamo cercato di porre l'attenzione anche su tutta una serie di dinamiche che creano difficoltà all'interno dell'azienda e nei rapporti aziendali e che incidono sul clima aziendale, sullo stare bene in azienda. Infatti il well-being come investimento aziendale è stato un altro dei temi che sono stati trattati nell'ambito dei nostri incontri, così come tutti gli aspetti legati alla prevenzione e alla promozione della salute negli ambienti di lavoro, non solo fisica, anche psicologica. Abbiamo cercato anche di creare proprio le collaborazioni sul territorio attraverso una mappatura. I nostri assistenti sociali di fabbrica hanno proprio strutturato una mappatura dei servizi sociali, dei servizi disponibili sul territorio da parte dei comuni e dei consorzi e degli enti sociali ad essi correlati. Questo perché? Perché avendo un'evidenza di quello che era il servizio sul territorio, era più facile cercare di trovare un'integrazione e una collaborazione, perché magari il servizio pubblico forniva una serie di servizi, però solo a persone che avevano certi requisiti, certe caratteristiche che normalmente sono più vicine a soglie di povertà o comunque a situazioni di difficoltà, ma potevano essere dei servizi che potevano essere interessanti anche per i dipendenti delle aziende del territorio, per i quali magari l'azienda poteva investire ed ampliare la tipologia di offerta, o comunque anche semplicemente per verificare quali erano i servizi sul territorio, perché attraverso questa mappatura abbiamo scoperto tantissime eccellenze di cui non eravamo a conoscenza, e in questo modo abbiamo creato una rete di collaborazione con gli enti del territorio ed abbiamo creato il seme, abbiamo seminato per poter poi cogliere successivamente con tutta una serie di altre progettazioni, tutta una serie di collaborazioni, di anche affinità elettive su temi che magari non sembrerebbero di primo acchito proprio nelle corde di un'associazione datoriale, ma che invece hanno aiutato le aziende attraverso appunto gli incontri, i confronti, i webinar informativi, ad accrescere quella che era la loro coscienza sociale, anche perché il tema della responsabilità sociale di impresa in questi ultimi anni è diventato un tema sempre più rilevante per le aziende. C'è proprio in atto un cambiamento anche di mentalità nel modo di essere imprenditore. Ci sono molti imprenditori che si stanno interrogando su come si può essere più sociali, più attenti al territorio, più attenti ai propri dipendenti, più attenti a quella che è la sostenibilità
sociale anche dell'impresa. E quindi la nostra missione in questi anni è stata proprio quella di diffondere la cultura su questi temi e creare progetti, collaborazioni, iniziative che andassero in questo senso. Quindi abbiamo proseguito nell'informare e nell'orientare sul welfare nel senso economico, nel senso organizzativo e conciliativo, ma poi ci siamo orientati sul potenziamento di alcuni servizi che erano un po' meno diffusi. Due elementi, due gioiellini del nostro sistema sono l'assistenza sociale di fabbrica e il disability management. L'assistenza sociale di fabbrica è una realtà che in realtà esiste da più di 50 anni nella nostra associazione datoriale. Gli assistenti sociali di fabbrica sono assistenti sociali iscritti all'albo, quindi con la formazione specifica degli assistenti sociali dedita quindi particolarmente all'ascolto e che hanno sviluppato la capacità di affrontare tutta una serie di situazioni problematiche. Però gli assistenti sociali di fabbrica hanno anche tutta una formazione ulteriore, specifica, legata alle tematiche della normativa del lavoro e della previdenza e dell'assistenza. E le nostre aziende che decidono di usufruire del servizio di assistenza sociale di fabbrica rilevano che è veramente un valore aggiunto questo tipo di servizio, perché gli assistenti sociali sono sicuramente un servizio di ascolto e di supporto per i lavoratori, sono un supporto anche proprio nella gestione del personale, perché sono un supporto tecnico, nel senso che aiutano le persone nella gestione delle pratiche con l'INPS, magari per il pensionamento, o con l'INAIL o con l'ASL quando ci sono problematiche legate alla salute o per tutte le richieste legate magari alla legge 104. Quindi sono un supporto ai lavoratori nei meandri della burocrazia di tutta una serie di diritti sociali. Ma poi sono anche proprio un osservatorio privilegiato di quello che è il clima aziendale, perché ovviamente avendo un loro spazio, quando ci sono gli appuntamenti in un'area riservata dell'azienda, anche di ascolto dei lavoratori, riescono ad avere un'indicazione più chiara, più precisa di quella che è la realtà del clima aziendale. E poi possono essere quindi un link con l'azienda per magari ovviamente non segnalare delle criticità specifiche, perché ci sono i segreti professionali, però nel rilevare magari delle difficoltà generali o comunque essere sentinella di quello che è il clima aziendale. Le aziende che lo hanno sperimentato e che lo stanno sperimentando tuttora e sono in crescita dicono che è sicuramente uno strumento di retention per l'azienda, perché è proprio un elemento di attenzione nei confronti dei lavoratori e nei confronti dei bisogni dei lavoratori. C'è una persona lì per loro, per supportarli, per accompagnarli. Poi non so se possiamo già adesso parlare dell'altra figura. Magari facciamo facciamo il prossimo giro. Sì, che è un'esperienza altrettanto interessante quella del diversity manager, ma poi sicuramente ci sarà tempo il secondo giro. Grazie mille Stefania. E anzi, grazie anche per tutte queste informazioni, perché ci collegano bene ad un'esperienza aziendale che è di un altro territorio, non è di Cuneo ma è dell'area bresciana, è quella appunto di Acque Bresciane. C'è Giovanni Gardini questo pomeriggio a raccontarcela, e ecco, Stefania Bergia parlava di imprenditori e di imprese che sono sempre più attente alla sostenibilità e che hanno un'attenzione sempre maggiore verso i lavoratori e verso le loro famiglie, insomma stanno sempre più attenti ad alcune dinamiche. E ecco, Giovanni, vuoi raccontarci un po' cosa state facendo, cosa avete fatto? Innanzitutto cos'è Acque Bresciane, che so tra l'altro che essere anche una società benefit, e cosa avete fatto appunto da questo punto di vista verso i lavoratori e verso il territorio? Grazie Valentino, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Percorsi Seconda Welfare per questa interessante opportunità e ringrazio anche i colleghi che mi hanno preceduto, che mi stanno dando obiettivamente tanti stimoli, perché la tematica del welfare è una tematica, e questo è anche bello, in grande evoluzione, quindi dobbiamo essere sufficientemente umili per affrontarla, perché
se vogliamo, le crisi hanno sempre un'opportunità, e anche quello che stiamo vivendo in questi mesi effettivamente lo sta rivelando. Acque Bresciane è una società a controllo pubblico che si occupa di gestire acquedotti, depurazione e fognatura, quindi abbiamo una missione fondamentale, siamo la società di riferimento in provincia di Brescia e quindi in un territorio anche molto bello, caratterizzato da montagne, laghi, e abbiamo una missione universale di far arrivare evidentemente acqua potabile e assicurare depurazione e buona gestione del sistema fognario. Come nasce la nostra idea di welfare? Intanto siamo nati di recente, perché siamo nati dall'aggregazione di altri piccoli gestori nel 2018, quindi abbiamo una storia recente. Abbiamo, come molte aziende fanno, scritto la nostra carta di fondamenti, mission, vision e valori, però nel nostro caso l'abbiamo scritta dal basso, e questo ha avuto un grande pregio, che i valori che abbiamo scritto sono stati poi concretizzati negli anni successivi, sono stati vissuti veramente come parte integrante della nostra strategia. Tra questi valori vi è quello dell'impegno verso la sostenibilità nel territorio, quello dell'ascolto verso le persone, quello della trasparenza. Questo è un asse portante che spiega poi tutte le nostre azioni. Ci siamo mossi poi a livello di sistemi certificati, al di là dei sistemi qualità, sicurezza, ambiente, anche con sistemi diciamo non scontati, come quelli della certificazione etica, l'S8000, che ovviamente attenziona le condizioni etiche nella gestione dei rapporti di lavoro, e siamo infine diventate società benefit. Con questo nucleo strategico abbiamo approcciato ormai da qualche anno le tematiche welfare in uno scenario che poi dal 2020 è diventato scenario pandemico. Quindi come ci siamo mossi? Intanto ci siamo mossi sostanzialmente aumentando i canali di ascolto, cioè soprattutto nei primi mesi della pandemia ci siamo resi conto come era difficile comunicare, avevamo per scontato il fatto di riuscire a intercettare tutti, improvvisamente da un giorno all'altro non riuscivamo a parlare con i nostri colleghi. Quindi aumentare le capacità di comunicazione è stata una prima cosa, quindi digitalizzare anche gli strumenti di interazione tra colleghi. Un grande coinvolgimento con le rappresentanze dei lavoratori, non più scontato, non più sui temi classici di contrattazione, ma anche sui temi di benessere, comunicazione, coinvolgimento dei lavoratori, e nuovi strumenti di survey, ne abbiamo fatte tantissime, che consentono dietro l'anonimato di raccogliere parecchie informazioni, e l'abbiamo fatte anche sul welfare. Abbiamo sviluppato un sistema di comunicazione, poi un vero e proprio social interno, dove le persone possono interagire. Tutti strumenti che ci hanno consentito, magari in modo non scientifico, ma sicuramente con un fil rouge chiaro, di intercettare l'opinione e le sensibilità dei lavoratori anche sull'area welfare. Infine abbiamo individuato un nuovo strumento di ascolto, una mail dedicata della funzione HR, dove il singolo dipendente può rivolgersi a noi senza il filtro del proprio responsabile per parlare delle proprie esigenze di formazione, di carriera o delle proprie situazioni di fragilità. Tutto questo poi è stato messo a terra attraverso gli strumenti che erano già in campo e altri di nuovi che abbiamo realizzato. Ecco, magari poi nel secondo giro sarò anche ancora più esplicito, però questi strumenti sono stati innanzitutto il premio di risultato, che magari si può dare per scontato, ma l'abbiamo veramente potenziato con la possibilità di convertirlo in welfare come molte aziende, con un incentivo, ma rendendo soprattutto molto facile, molto fruibile le scelte non solo delle forme di rimborso, ma anche proprio ampliando le possibilità di utilizzo. Questo privilegiando attraverso delle survey ad hoc anche gli esercizi locali, quindi convenzioni con scuole, Grest, piscine e ogni istituto che fosse vicino alle esigenze dei lavoratori. Questo ci ha dato la possibilità di arrivare a superare il 50% delle persone che destinatari del premio di risultato decidono di convertirlo in iniziative welfare, che è un dato sicuramente che è interessante e soprattutto esponenziale. Infine un altro elemento di messa a terra di tutte le nostre idee welfare è stato il network WHP, Workplace Health Promotion, che
una collaborazione tra Regione Lombardia e ATS locale, che dà sostegno e incentiva le aziende a promuovere iniziative utili alla, a stili di vita salutari. Quindi abbiamo messo in campo tante idee, praticamente dal rischio cardiovascolare gratuito fino a stili a buona alimentazione, camminate aggreganti e tantissime altre iniziative che si collocano idealmente anche il contrasto alle dipendenze, cioè tante iniziative che vanno in questa direzione che sicuramente tocca aree welfare. E infine abbiamo anche a livello, perché c'è anche quello retributivo, contrattuale e di offerta di lavoro, messo in un unico booklet, quello che abbiamo chiamato un booklet, il nostro cosiddetto Total Reward System, cioè noi abbiamo descritto cosa l'azienda offre al dipendente. Immaginate un dipendente che si avvicina all'azienda e dice: ma questa azienda cosa mi offre? In realtà abbiamo una sorta di fiore a sette petali dove lo stipendio è uno di questi petali. Questo per dire quante cose poi in realtà l'azienda offre. Devo dire che facendo mente locale ne offrivamo già, ma non le rappresentavamo adeguatamente. E questo consente tantissime iniziative, toccano proprio l'area welfare in senso lato. Non ci siamo dimenticati infine, ma magari lo accennerò nel secondo giro, delle fragilità. Siamo un'azienda molto sensibile, attenta evidentemente anche alle ricadute sociali della nostra azione, e quindi abbiamo ad esempio ingaggiato uno psicologo, ho sentito prima di assistente sociale di fabbrica, noi abbiamo un po' uno psicologo della nostra azienda che è un professionista a disposizione di tutti i colleghi o le colleghe, una esigenza nata in sede di emergenza Covid e poi rimasta attiva anche per altre tipologie di fragilità. Ecco, tutto questo l'abbiamo fatto attraverso questo meccanismo logico. Credo che il futuro sarà quello un po' che ho sentito, cioè di rendere ancora più scientifico l'approccio a nuove forme di intervento. Grazie davvero per questa interessante esperienza che poi ci finisci di raccontare sicuramente. E ecco, amplierei un po', dopo aver sentito queste due esperienze su cui torneremo, amplierei un po' partendo ovviamente da quanto raccontato da Stefania Berge e da Giovanni Gardini, chiedendo a Martina Tombari una riflessione un po' più ampia rispetto al welfare aziendale, cioè un po' in riferimento a quelle che possono essere le opportunità più verso il territorio. Noi abbiamo parlato spesso del welfare aziendale a filiera corta, quindi attento anche a coinvolgere le imprese, le piccole e medie imprese del territorio, attento ai fornitori dei servizi locali, dalla cooperazione sociale fino alle piccole realtà economiche e commerciali del territorio. Ecco, dal tuo punto di vista, che te ne sei occupata te ne occupi da molto tempo, com'è possibile costruire un'offerta che sia attenta sia a livello aziendale sia a livello territoriale appunto a questa filiera corta, a queste piccole caratteristiche che ci portano a parlare di filiera corta? Metto l'audio. Sì, grazie. Grazie, no, mi ha fatto un sacco piacere sentire, insomma, le conoscevo un po', però appunto l'esperienza sia di Confindustria Cuneo che di Acque Bresciane così nel dettaglio, perché poi è veramente piacevole constatare che attraverso percorsi diversi, esperienze diverse, territori diversi, anche percorsi, diciamo, professionali, di studio differenti, ma chi ci mette testa, come non è, arriva delle soluzioni che guardano un po' la cosa, no, con le stesse lenti. E le lenti, per fare un discorso un pochino più alto, nel senso di più, così, più ampio, meno sulla progettualità singola, secondo me nascono proprio dal fatto che il welfare aziendale è uno dei modi per rispondere ai bisogni delle persone, che il welfare è uno dei modi per rispondere ai bisogni delle persone e il welfare aziendale è un pezzetto del welfare complessivo. Se la si guarda da questo punto di vista, è naturale, lo diceva prima Stefania Bergia, appunto, se il welfare pubblico, il primo welfare attraverso l'attore pubblico e quindi appunto le risorse pubbliche risponde correttamente
adeguatamente ai bisogni delle persone che versano anche una condizione di necessità economica, esiste tutto un altro settore che evidentemente è amplissimo di risposta ai bisogni che spesso di tutte le persone che come tutti noi hanno le stesse necessità degli utenti dei servizi sociali, ma non solo utenti dei servizi sociali perché non hanno contemporaneamente una forte necessità sociale e una grave condizione economica, ma i bisogni sono gli stessi. Come cercano le risposte ai bisogni queste persone? Un po' a caso. Nella nostra società un po' a caso, in modo un po' randomico. Lo dico volutamente così perché poi in realtà anche dalle ricerche che ci sono, so, se pensiamo alla gestione dei carichi di cura, infanzia, anziani, il modo più naturale per cercare le risposte è il mercato informale, e con tutti i rischi connessi al lavoro nero, evidentemente, alla non qualità dei servizi, all'impatto che poi è negativo sulle persone più care, perché poi in realtà sono i servizi a più alto impatto sociale, a più alta delicatezza e allo stesso tempo spesso con la risposta più informale. Questo è un tema importante. Sono anni che apprezzo, appoggio, cerco di accompagnare quei processi, quei territori che cercano di cercare le risposte ugualmente di qualità e renderle accessibili e semplici, quindi allargare la capacità di risposta dalla domanda ai bisogni, togliere diciamo la lente solo da coloro che sono in una condizione di bisogno, per cui per fortuna nel nostro paese la risposta esiste, e provare ad allargarsi a una capacità di risposta di qualità facile, accessibile, raggiungibile ai bisogni complessivamente intesi. Quindi tutte quelle progettualità che provano a guardare, no, ai dipendenti delle aziende, che altro non sono che la popolazione del territorio, e intercettare questi bisogni e a cercare le risposte corrette, da qualunque punto di vista la prendano, dal mio punto di vista insomma ci fanno centro. Il welfare aziendale è sicuramente una leva strategica di questa capacità di risposta ai bisogni delle persone che insistono sul territorio, e la capacità di intercettare questi bisogni, qui sì, non siamo più diciamo nell'ambito della profilazione dei bisogni della popolazione aziendale, ma siamo nell'ambito dell'ascolto uno a uno, quindi che sia l'assistente sociale, che sia lo psicologo, che sia il welfare manager nella sua funzione formata e che conosce gli attori del territorio, capaci di rilevare il bisogno della persona con una capacità di ascolto professionale, perché quasi mai la persona ti dirà in prima istanza il bisogno vero, profondo, ma spesso anzi c'è proprio un fenomeno attraverso il quale si cercano servizi distanti dal bisogno profondo della persona o della famiglia. Quindi aiutare a far emergere il bisogno e cercare la risposta, sia essa una risposta di carattere pubblico se quella persona o quella famiglia è nelle condizioni di accedere ai servizi pubblici, una risposta che fa leva sulla capacità dell'azienda di aver aggregato appunto tutte le risposte del territorio, quindi che siano gli enti del terzo settore, l'associazionismo, progetti magari che in quella fase storica sono finanziati e sono accessibili per la popolazione, ma bisogna saperlo, cioè l'investimento dell'azienda sta proprio, qualcuno parlava proprio della mappatura, cioè della conoscenza delle risposte che ci sono nei territori, bisogna saperle, bisogna aiutare la persona ad arrivare da qui a lì, perché spesso questi servizi esistono, sono tanti, sono belli, sono ben fatti, sono poco conosciuti. Quindi un elemento fondamentale è anche quello di connettere questi punti. E il welfare aziendale è innanzitutto questo, perché se le aziende attraverso queste figure professionali riuscissero a far emergere questi bisogni e ad orientare le risposte del territorio, una gran parte, e quanto meglio viene fatto questo lavoro e quanto maggiore è questa gran parte di bisogni che emergono, la trovano una risposta. Trovano una risposta di qualità, continuativa, che non è legata ai 2, 3, 400 euro, ma è una presa in carico che può andare avanti nel tempo e può anche mutare, no? Perché poi i bisogni cambiano, magari c'è un familiare anziano che ha bisogni che ogni 6 mesi cambiano e hanno bisogno anche di essere accompagnati e gestiti.
Quindi il compito molto prima dell'allocazione della risorsa di un'azienda che fa welfare con sensibilità, con l'attenzione che abbiamo sentito anche appunto dall'esperienza di Acque Bresciane, mi è piaciuto tantissimo, ci si prende cura con 7 petali e lo stipendio è uno solo, cioè me la tatuo questa. Questa attenzione qui significa anche usare il welfare aziendale, ma il welfare aziendale nella sua funzione sussidiaria, nel senso più bello del termine, dove va a rendere innanzitutto maggiormente accessibile quello che già esiste, valorizzando quello che il territorio offre. E laddove questa risposta non sia possibile o il tipo di bisogno non sia coperto dalle risposte del territorio, allora ad implementare con delle risposte, e qui ci sarebbe tutto il tema, ma servirebbe un altro webinar, di quali sono e di come si raggiungono, di come si rendono accessibili i fornitori di qualità dei servizi attraverso il welfare aziendale, per non volgarizzarlo e come dire farlo diventare semplicemente capacità di spesa, con tutto il rispetto sul fatto che il sostegno al reddito, tanto più in questa fase, nessuno di noi come dire vuole minimizzare questa leva, ma non è la funzione principale del welfare. Cioè, se il welfare aziendale diventassero più soldi detassati per il consumo, allora faccio un discorso un po' vetero, ma mi viene da dire quello, se deve essere aumento dello stipendio, sì, aumento dello stipendio. Se deve essere aumento di capacità di spesa, sì, aumento di capacità di spesa. Se deve essere capacità di risposta ai bisogni delle persone, perché questo è la tua azienda, responsabilità sociale, attenzione ai propri dipendenti, attenzione al proprio territorio, le risposte che esistono sul territorio, valorizzazione dei fornitori locali. Lato dipendente è un'azienda che si prende cura di te, facendoti conoscere, rendendoti più vicino, più semplice, più accessibile l'accesso ai servizi del territorio. Questo è principalmente dove servono delle somme per qualcosa di aggiuntivo, possibilmente tarato su misura sui bisogni che emergono, è un plus, è un grandissimo plus, però è un plus, non è tutto lì. Ecco, questo penso che sia, ma insomma mi sento molto a casa, mi sembra che siamo veramente allineati da questo punto di vista. Grazie. Grazie Martina, grazie davvero, anche perché hai aperto una porta che, su cui vorrei continuare a passare. E infatti, proprio parlando con Sergio, volevo chiederti, dato che Martina parlava di welfare aziendale per rispondere ai bisogni e quindi la necessità di avere a disposizione un'offerta, ma oggi parlava anche di una cosa che mi è piaciuta molto, di non volgarizzare il welfare aziendale. Sappiamo che il welfare aziendale ha una molteplicità di opzioni possibili per l'azienda, dal voucher e buoni spesa fino a delle servizi, e attività, misure, prestazioni sociali vere e proprie. Ecco, volevo un po' fare con te una riflessione su quello che può essere, quello che abbiamo appunto definito prima come welfare nobile, ecco, continuando un po' anche dagli spunti di Martina. Allora, la cosa non è semplice, perché ascoltandovi poi sono una montagna di punti, ma provo a razionalizzarla e formalizzarla. Mi avete ricordato una roba che mi ero scordato, e cioè che forse nel 2015 una grande azienda alla fine scelse di non far fare educazione finanziaria ai propri dipendenti e scelse un programma di lettura delle etichette degli alimentari. E io uscii, perché poi ognuno di noi ha dei successi e degli insuccessi, e io uscii dicendo: ma perché non sono stato capace di spiegare che se le persone non hanno i soldi per a fine mese è inutile che leggano le etichette degli alimentari perché non possono comprarseli. Allora, questa piccola sciocca introduzione ci dice che in realtà non è facilissimo mettere in ordine i bisogni e quant'altro, e per essere anche molto trasparenti è anche una questione di consenso. Oggi la crisi enorme si sta risolvendo dando soldi, e su questo non si scherza. Però un proverbio africano dice: ciba un uomo e va di nuovo fame. E allora arriva a noi. Che cosa stiamo facendo? Che cosa dobbiamo fare? Come si mette in ordine il sacro, il profano, il nobile? Allora, anche qui, molto sommariamente, la prima cosa che forse dovremmo fare è dividere i desideri dai bisogni. Questo non è un biasimo, non è che i desideri sono brutti, i bisogni sono belli.
Però quantomeno capire noi all'interno di gerarchie di supporto, perché tutte le cose che io ho sentito a Confindustria Cuneo e da Acque Bresciane non erano belle, erano utili e individuavano una serie di bisogni sui quali veramente c'è proprio la gioia di ascoltarli. Dal nostro punto di vista un po' metodologico, la domanda che ci poniamo, che non ha risposte saccenti, è ok, ma come si mettono in ordine tutte queste faccende? E ad esempio nella citata classe di riferimento noi proponiamo delle matrici che aiutino le aziende e le organizzazioni dei territori a facilitare la propria scelta. Ecco, mettiamola così, perché nessuno deve dare indicazioni, ma ciascuno dovrebbe facilitare la scelta. Dopodiché, scendo un po' più in profondo, se questo è, quindi se il welfare nobile non si occupa di dare soldi che finiscono per consenso e si occupa un po' più di bisogni che di desideri, questo ci porta a fare quattro micro ragionamenti. Prima cosa, l'ha già detta Martina, la mappatura dei bisogni è innanzitutto un fatto aziendale, organizzativo, territoriale. E quindi ciascuno di noi dovrebbe avere delle logiche, delle grammatiche e degli strumenti per conoscere la propria popolazione, sotto il profilo socio, demografico, anagrafico. E questo è essenziale, perché conosci la tua popolazione è il primo modo per essere utile. Dopodiché c'è un secondo passo che è quello del singolo, perché conosciuta la popolazione, ogni singolo target, gruppo di appartenenza o persona ha dei bisogni personali. Questa cosa è interessantissima, perché in realtà i bisogni, che senza fare lezioni in pillole sono distanze fra i desideri e le situazioni attuali, richiedono innanzitutto la definizione degli obiettivi. Questa cosa, che è detta così, uno la mette via, è una delle cose più interessanti del lavoro sui bisogni. Cioè, quali sono i progetti di vita delle persone che noi assistiamo? Che cosa vogliono fare? E tutti voi sapete che in anni come questi di formidabile insicurezza e difficoltà di vedere il futuro, distopia, retrotopia e quant'altro, non è facile alzare lo sguardo e immaginare e rivedere come ci si immagina, di che cosa si ha bisogno, qual è la traiettoria di vita. Allora, questo secondo aspetto è molto importante, anche perché i bisogni delle persone non sono necessariamente quelli che noi pensiamo siano i bisogni delle persone. Mamma mia! E qui apro una finestra di cose che non si capiscono volutamente, non vogliatemene. C'è un dibattito bello pesante su questa roba. Cioè, che si fa? Si indirizzano le persone utilizzando le loro debolezze a fin di bene, nudge, paternalismo libertario, silenzio assenso, oppure boost, si educano le persone ad assumere consapevolezza perché facciano scelte personali. Le ricerche più belle olandesi sugli ospedali dicono che se tu utilizzi il silenzio assenso, indirizzi, sei molto veloce e molto ampio, ma le cose durano poco. Se tu invece investi in educazione e capacitazione, sei molto lento, però gli effetti sono durevoli. Sto rovesciando una scatola di Lego da 1000 elementi, ma ho quasi finito. Però il bello è questo, poi ognuno stasera butta via quelli che non gli servono e sugli altri rifletti. Fatta questa faccenda, quindi azienda che mappa la propria popolazione, singolo che definisce progetti di vita con il vostro aiuto e con quello dei welfare manager e poi definisce le traiettorie, una lente rispettosa, poi c'è il contesto. E quali sono i diritti di welfare? I diritti che ci sono o non ci sono. Le famiglie dei lavoratori, sono sposate o non sono sposate? Un genitore sociale di che cosa ha bisogno? E anche questa è un'area che noi dobbiamo imparare ad analizzare. Eleggibilità, requisiti, prestazioni, importantissimo, sia pubbliche che aziendali. Per arrivare poi alla cosa più importante e più e meno analizzata, sulla quale concludo, che è leggere un po' quello che sta succedendo. Allora, la metto giù piatta e mi scuso, poi voi la arrotondate dopo. In tutta questa grande faccenda delle grandi dimissioni, in tutto questo anno chiuso in casa nei quali fermi un attimo abbiamo alzato la testa, non solo nel diritto alla disconnessione, ma nell'attenzione alla disconnessione, noi leggiamo una nuova ricerca di significato e di senso che ci sta portando tutti, e finalmente, forse mi spiace che arrivino le crisi, a salire dal cosa come ai perché. C'è quel libro bellissimo, Il buon antenato, cioè i lavoratori, i cittadini, cominciano a chiedersi, ma io, no? Qual è il mio posto in questo? Qual è il mio posto?
alzami al volo, fammi la doccia, corri in ufficio, lo trovo affollato, bottiglia d'acqua minerale, digitale, torno a casa, che cosa cerco, anzi, addormentare? Forse no. E allora anche questa è una componente di bisogno fondamentale, cioè recuperare il senso di appartenenza alla vita aziendale, al lavoro, che vada oltre un lavoro dal quale tutti sappiamo le persone sono uscite molto affaticate. Ecco che, l'ho fatta un po' larga, ma spero non banale, il welfare nobile è un welfare che sta un po' attento a non dare il facile consenso, che ha il rispetto per i lavoratori tale da educarli e non da indirizzarli, che suddivide desideri e bisogni, che ha una classificazione onesta dei bisogni, che ha delle matrici per fare prima le cose più utili e quelle meno utili, e che accompagna, e per questo mi è piaciuto molto ascoltare l'ascolto o l'importanza, Giovanni, della comunicazione, quindi innanzitutto di far capire alle persone che cosa hanno. Certo, questi sono mezzi, ma sono mezzi importanti per dare all'impianto di welfare una cosa che sia cruciale in termini davvero di sviluppo delle possibilità di scegliere di star bene, cosa che in questi mesi o anni è leggerissimamente all'ordine del giorno. Grazie, grazie mille Sergio. E davvero, anche in questo caso mi collego bene agli ultimi due interventi, cioè quello di Stefania e di Giovanni. Cominciando da Stefania, ecco, anche un po' rispetto a quello che ci è stato appena detto, passiamo un po' a una questione più pratica e concreta, quindi l'esperienza che avete messo in pratica anche un po' diciamo sul filone teorico, se vogliamo, di quanto appena detto sia da Martina che da Sergio. Voi prima stavi parlando dell'assistente sociale di fabbrica, stavi per parlare di diversi team manager, ecco, continua pure un po' a raccontare, e ti volevo un po' chiedere qual è stato un po' l'impatto che siete riusciti a generare sulle aziende del territorio cuneese. Allora, per quanto riguarda l'assistenza sociale di fabbrica, essendo un discorso che viene da lontano, alcune aziende, le più grandi, nel tempo hanno provato a pensare di organizzarsi in autonomia, ma in realtà si contano sulle dita di una mano, perché è sicuramente un impegno significativo. Però sta crescendo il numero delle aziende che si appoggiano al nostro servizio. Qualcuno in modo proprio strutturale, cioè magari con gli appuntamenti una volta a settimana, qualcuno, soprattutto le aziende di dimensioni medio, medio-piccole, magari una volta al mese, una volta ogni due settimane, in base a quella che si evidenzia come bisogno. Però effettivamente, soprattutto in questi ultimi anni, sentito come uno strumento importante per trasmettere proprio alle persone il senso di attenzione, della presa in carico dei bisogni dei lavoratori da parte dell'azienda, e questo è sicuramente uno strumento fondamentale. Poi c'è tutto l'altro tema che abbiamo deciso di trattare partendo soprattutto in questi ultimi 4 anni, diciamo, ed è stato il tema in generale della diversity, e quindi anche attraverso, per esempio, un club che c'è al nostro interno, che è il club che riunisce i responsabili del personale. Abbiamo fatto lo scorso anno un percorso diversity e inclusion, in cui in 4 puntate, in 4 incontri, abbiamo affrontato il tema della discriminazione all'interno dell'azienda, delle molestie, delle difficoltà che trova per esempio la comunità LGBTQ nell'essere perfettamente integrata, inserita e nel sentirsi inclusa all'interno di un'azienda, con alcune aziende che hanno fatto degli investimenti e dei percorsi al loro interno importanti che hanno permesso grandi aperture e grandi migliorie in termini di clima aziendale. Abbiamo affrontato il tema anche dell'accoglienza dello straniero, perché è sempre più significativo, e il modo in cui si approccia anche l'integrazione in questo senso è molto importante. Abbiamo fatto venire esperti del centro estero per l'internazionalizzazione, proprio per avere attraverso di loro una visione, una chiave di lettura su quelli che potrebbero essere degli errori in alcune casistiche e quelli che invece sono gli strumenti e le azioni da mettere in atto per permettere una piena integrazione. E poi un altro tema che è stato quello, diciamo, più sentito
in questi ultimi anni è stato quello legato al disability management. Su tutto regna la legge 6899, che per le aziende è un obbligo, però c'è modo e modo di vivere un obbligo normativo, perché lo si può vivere come un peso al quale bisogna far fronte e si pesca nel mazzo, e poi però si procede a delle assunzioni che difficilmente sono positive e portano dei risultati positivi sia per la persona inserita che per il contesto aziendale, oppure si può decidere di intraprendere una strada un pochettino più strutturata e consapevole. Noi abbiamo scelto di aiutare le aziende a percorrere questa seconda strada. Abbiamo formato negli anni due disability manager, sono entrambi assistenti sociali di fabbrica. La prima collega ha fatto il percorso di disability management presso l'Università Cattolica già 3 anni fa, e poi lo strumento è diventato così importante che lo scorso anno abbiamo formato anche il secondo assistente sociale di fabbrica, facendo diventare anche lui disability manager. Perché? Perché si è cambiato un po' il modo di effettuare gli inserimenti in azienda. Intanto, anche grazie alla mappatura del territorio che avevamo fatto con il progetto WWW, abbiamo intrecciato dei rapporti e delle relazioni più strette con i consorzi socioassistenziali. Già avevamo storicamente dei rapporti stretti con i centri per l'impiego e abbiamo quindi creato una sinergia. Soprattutto per quanto riguarda i consorzi socioassistenziali, abbiamo proprio firmato lo scorso anno un protocollo d'intesa in cui ci siamo definiti compiti. Chi fa che cosa per accompagnare all'interno delle aziende i lavoratori, e quindi i ruoli corretti nei vari passi che sono necessari per un inserimento efficace di una persona con disabilità. Dall'individuazione delle esigenze aziendali e delle capacità delle persone che poi si possono trovare nelle banche dati oppure tra coloro che sono seguiti dai servizi sociali, e poi una individuazione insieme all'azienda di quello che potrebbe essere l'inserimento delle persone con disabilità in azienda, quindi l'analisi del contesto, la selezione dei candidati, l'onboarding e il monitoraggio. Molto importante l'onboarding e il monitoraggio, che poi sono fatti proprio con la collaborazione tra azienda, consorzio e soprattutto il disability manager, perché il disability manager conosce l'azienda, è una persona che proviene dall'associazione datoriale, quindi è una persona che conosce quelle che sono le esigenze aziendali, ma anche la sensibilità e la formazione per capire come approcciarsi a delle persone con delle fragilità, con delle difficoltà. Il percorso di inserimento prevede oltre all'individuazione e all'accompagnamento all'inserimento, prevede non solo la formazione della persona da inserire, ma anche la formazione del tutor e delle persone che lavoreranno con questa persona. E questo processo collaborativo fin dal primo momento, con un monitoraggio successivo per vedere se ci sono degli aggiustamenti da fare, e quindi di relazione continua, ha dato degli ottimi frutti, al punto che abbiamo presentato in collaborazione anche proprio con i consorzi un progetto presso la Fondazione Territoriale. Avevamo un orizzonte di 10 inserimenti nell'arco di 2 anni, non arriveremo a traguardare il primo, che avremo già raggiunto l'obiettivo, perché effettivamente funziona la collaborazione, funziona la sensibilizzazione che stiamo facendo, funziona l'esempio. Lo abbiamo fatto anche per noi, per il nostro centro servizi, abbiamo seguito il percorso che proponiamo alle aziende, abbiamo inserito al nostro interno una persona con una disabilità intellettiva, quindi alzando anche un pochino l'asticella, ed è un percorso virtuoso che sta funzionando. Funziona per la persona che ha raggiunto la sua autonomia economica, funziona per noi perché abbiamo il nostro raggio di sole quotidiano che è sempre sorridente e che ci aiuta con il suo lavoro in tutta una serie di azioni e a supporto del personale tecnico. E quindi direi che il percorso del disability management in questo momento, in termini di welfare in senso
assoluto, diciamo, no? Ovviamente non stiamo parlando del welfare economico, stiamo parlando del welfare sociale, è un valore aggiunto che si sta rivelando una carta vincente su più fronti e ne siamo molto orgogliosi. Grazie, grazie davvero Stefania per questo bel racconto. E a questo punto, per concludere, passo la parola a Giovanni Gardini di Acqua Bresciane, perché anche lui stava finendo di raccontare appunto il percorso di Acque Bresciane. In particolare, se vuole, chiedo di fare una riflessione rispetto anche a come, ovviamente, a come ho chiesto anche a Stefania Bergia, di fare una riflessione rispetto all'impatto e ai risultati del piano di welfare aziendale, come percepito e come utilizzato dai lavoratori, e anche magari facendo una riflessione rispetto a come è cambiato, se è cambiato il welfare aziendale negli ultimi anni a seguito dei nuovi bisogni legati alla pandemia, all'aumento dei costi dell'energia, del caro vita e così via. Ecco. Sì, assolutamente. Intanto volevo introdurre forse un elemento nuovo. Quando abbiamo parlato molto, diciamo, alla tua azienda, abbiamo parlato di tutti i motivi che spingono opportunamente a implementare un piano di welfare, a raffinarlo, a essere sempre più efficaci. Ecco, un motivo che secondo me esiste ed è concreto è quello comunque di contribuire attraverso il welfare a aumentare la capacità di employer branding delle aziende, e migliorare il proprio posizionamento strategico e essere più efficaci nell'attrattività delle risorse. Siccome siamo in una fase di mercato del lavoro un po' strano, dove ovviamente alcune persone hanno un mercato più delle altre, è ovvio che riuscire a posizionarsi bene sotto il profilo dell'employer branding è sicuramente strategico. Quindi uno dei motivi che va ricordato come elemento trainante rispetto a queste scelte di nuovi piani welfare è anche questo. Nel nostro caso la soddisfazione c'è stata sia sotto questo aspetto, perché molti candidati si avvicinano a noi anche perché hanno visto sul sito, anche perché hanno capito che cosa facciamo in termini di piano welfare. Quel famoso booklet con i 7 petali, noi è una delle prime cose che facciamo vedere ai candidati, quindi è un modo anche di presentarsi. Per quanto riguarda la percezione dei dipendenti, è stata elevata. Abbiamo fatto una survey proprio per capire se quello che stavamo facendo in area welfare era percepito bene, e abbiamo misurato la loro soddisfazione e con questo magari faccio un ponte sulle iniziative concrete. Per esempio, grandissima soddisfazione c'è stata rispetto all'iniziativa dello psicologo in azienda, di cui onestamente noi sappiamo solo quante persone l'hanno utilizzato. Non è stata ovviamente una platea importantissima, però la percezione aziendale di questa iniziativa è stata elevatissima. Quindi questo dà l'idea di come sia a volte anche importante toccare alcune fragilità per avere dei ritorni molto più grandi di quelli che sono poi gli obiettivi concretamente toccati. Questo percorso dello psicologo si è evoluto anche su stimolo proprio dei colleghi ed è proseguito, nato per esigenze Covid, proseguito per toccare ogni forma di fragilità. In più lo stiamo utilizzando, questo è un percorso nuovo e che cito volentieri ricollegandomi al contributo che ho appena sentito, abbiamo collegato il nostro impegno in materia di diversity inclusion, perché abbiamo utilizzato questa professionista per supportare innanzitutto alcuni colleghi, che abbiamo chiamato proprio dei tutor veri e propri, per essere più efficaci nella gestione di persone con un disagio, in alcuni casi anche psichico. Quindi evidentemente aiutarle a essere più efficaci è stato, devo dire, meraviglioso, perché ci hanno poi ringraziato. Adesso so gestire molto bene il collega, mi rendo conto di alcune dinamiche. E abbiamo fatto fare quindi un corso specifico anche con la psicologa, e poi adesso ci stiamo rivolgendo attraverso anche un confronto con i genitori e anche ai diretti interessati, cioè le persone che hanno qualche appunto disabilità, per
completare il cerchio, e questo è sicuramente interessante e ci dà la capacità di essere, la consapevolezza di poter ospitare in futuro anche altre persone con una capacità, una consapevolezza nell'inserimento sicuramente superiore a prima. Tra le altre iniziative che voglio citare volentieri, appunto quelle che ruotano fondamentalmente intorno alla diversity inclusion e a tutto quello che è l'area dei neogenitori. Queste sono iniziative più scontate, soprattutto a livello di Confindustria, però ci siamo collocati in questo, aumentare i permessi per i neopapà. Finalmente poi la legge è intervenuta, ma noi avevamo previsto comunque qualcosa di incrementale rispetto ai permessi di legge, quindi se la legge è aumentata vuol dire che noi mettiamo qualcosa in più. Abbiamo deciso di incrementare a nostro carico le quote di congedo di maternità a carico INPS, abbiamo deciso di dare i permessi in più per chi affronta terapie salvavita. Ci sono colleghi che prendevano ferie e permessi per andarsi a fare la chemioterapia, questo francamente era eccessivo. E quindi questo l'abbiamo fatto perché il contratto nazionale non ospitava soluzioni su questo, quindi siamo intervenuti su quest'area, secondo me, di welfare, sicuramente di grandi bisogni. Toccando a un aspetto anche più concreto, siamo intervenuti utilizzando tutte le forme di incentivo, dei benefit introdotti più di recente, ma anche in passato, per premiare tutti coloro che avevano animato come cosiddetti ambassador della sostenibilità la nostra prima edizione della giornata provinciale dell'acqua, dove avevamo ingaggiato alcune decine di colleghi per organizzarla, ovviamente anche nel weekend. Avevamo deciso, molti erano volontari, quindi non c'era una problematica di come possiamo, come dire, compensarlo, non c'era necessità di compensarle. Abbiamo utilizzato un premio welfare ad hoc, che però è stato pensato, siccome erano tutte persone che hanno un certo tipo di sensibilità verso il tema dell'ambientale, della sostenibilità, dando un buono per un acquisto su una piattaforma di beni sostanzialmente, chiamiamoli sostenibili, che avevano magari una scadenza più immediata, e con questo dando un sostegno a piattaforme chiaramente che fanno questo di mestiere, ma che ha avuto molto successo. Ecco, questo per dire, alla fine anche i premi welfare di natura economica, se orientati, hanno un significato che va oltre il valore economico, perché io credo che quei soldi che abbiamo utilizzato hanno avuto un livello di soddisfazione importante, soprattutto per il tipo di area di spesa. E infine lascio solo un tema sull'efficienza energetica. Una società del gruppo si occupa di questo. Tra le varie idee a cui stiamo pensando è proprio quello di fare formazione, ho sentito prima sull'educazione finanziaria, fare educazione energetica. Un regalo anche questo in termini di breve speech con degli esperti che possono dare suggerimenti pratici per una buona efficienza energetica con l'inverno alle porte. Anche questo è un modo semplice di rispondere ai bisogni crescenti delle persone. Ecco, ho voluto chiaramente dare delle pennellate su quello che abbiamo fatto, su cose magari forse meno scontate, e ci tenevo a farlo. Grazie ancora. Grazie a te Giovanni, ma grazie a tutti i relatori e le relatrici. Abbiamo terminato questo incontro, vi ringrazio perché abbiamo fatto una bella riflessione, secondo me, sia dal punto di vista più alto, se vogliamo, più teorico, sia da quello un po' più pratico, concreto, grazie alle esperienze di Acque Bresciane, ma anche di Confindustria Cuneo. Vi rimando all'ultimo appuntamento di giovedì 3 novembre. Vi ringrazio, grazie a tutti e a tutte che avete partecipato questo pomeriggio e ci vediamo la prossima volta. A presto, grazie. Grazie a tutti. Alla prossima.